per Matteo Politano che ha buona gamba, infatti semina d'Orazio, va al centro, attenzione, Osimhen viene messo a terra, il calcio di rigore. Eh sì, è un calcio di rigore un po' stupidino. Vediamo. Fatto da Eramo, che poteva evitare, insomma, così di scivolare. È entrato come un kamikaze, è entrato come un kamikaze Eramo. Vediamo un po' la palla di Politano, poteva, è entrata scomposta, poteva sicuramente evitare, sì, però il rigore credo sia netto. Rigore netto che è stato assegnato al Napoli. Osimhen si rialza, nel calcio c'è Eramo che ha qualcosa da dire al direttore di gara, no, va più a sincerarsi delle condizioni di Osimhen, e poi mi pare gli abbia detto non era rigore, non avevo intenzione di farti male, questo è chiaro. Probabile sì, quello sì, sicuramente sì. Non aveva intenzione di fargli male, ma che fosse rigore credo non ci sia dubbio. Lorenzo Insigne contro le ali, la rincorsa di Lorenzo, il tiro alla rete. La rete di Lorenzo Insigne quando siamo quasi al settimo minuto del primo tempo. Questo abbraccio mi piace, questo abbraccio può significare qualcosa. Sai, è un test amichevole, ma vanno tutti quanti a cercare... senti anche il Teofilo Patini. È chiaro, Lorenzo è il capitano di questa squadra, è stato probabilmente uno dei migliori giocatori dell'Europeo, alla sua prima credo partita, no? Con il Napoli quest'anno, sì. Fa subito gol ed è chiaro che c'è l'ovazione da parte della gente. L'abbraccio da parte di tutti i compagni è significativo. Sì, 972 Lascoli è arrivato a giocare il suo primo campionato di Serie B. D'Orazio, palla lunga, attenzione! E c'è il pareggio di Bidawi, il pareggio di Bidawi, però con una bella colossale dormita difensiva del Napoli. Rivediamo. Sì, mi sembra da ecco, un cambio di gioco di D'Orazio. D'Orazio e poi Avlonitis e scivola il pallone, ha rischiato di arrivarci Botteghin, quindi gioco dei due difensori centrali e non è intervenuto nessun calciatore del Napoli, tutto comodo il tap-in per Bidawi che colpevolmente forse abbiamo rimproverato poco fa. Anche se io stavo per dirti con grande onestà che Bidawi è un giocatore che si esprime al meglio quando ha la linea vicino a sé. Mario Rui che calcerà lungo con il mancino, Fabbrini rimane all'altezza del vertice su Zielinski, colpo di testa di Lorenzo che non può inquadrare lo specchio della porta, pressato da D'Orazio, era un pallone francamente difficile. No, non facile, ad uscire bello tagliato, però mai semplice da zuccare, insomma. Ci sono Mario Rui e Insigne, chi calcia? Credo Insigne, comunque sicuramente Insigne è quello che indica lo schema da fare, perché c'è stato un braccio alzato. Batte Rui dentro, attenzione, le ali con i pugni, Zielinski ha spazio per il tiro, invece mette dentro Osimhen che aveva anticipato Baschirotto, ma non è bastato. Possono dare molta più freschezza e dinamismo a Napoli, soprattutto quello di Elmas e di Malcuì. Indubbiamente vanno a prendere il posto di Lorenzo e Fabian Ruiz, che sono i due più forse stanchi. A gran palla di Insigne per Elmas, il gol, ottimo profeta, Montervino, esultano tutti.